paesaggio umbro, speciale per quel rapporto di necessità che lega case, palazzi, torri all'ambiente, quasi che l'opera dell'uomo fosse un'estensione dell'opera della natura, nasce nel Medioevo per ragioni difensive e militari, che consigliano l'occupazione delle montagne e delle fasce collinari, capaci di offrire un sicuro rifugio e insieme nuove terre da coltivare. Contestualmente a torri, strutture fortificate, rocche, che sorgono in luoghi strategici, si sviluppa la vita sociale e religiosa. Nuclei abitati, strade, ponti, una fitta maglia di parrocchie rurali, incastonati nel verde, a costruire quell'architettura che Goethe definì, durante il suo viaggio in Italia, una seconda natura. Assisi, Colfiorito, Spello, Preci, Sellano, Montefalco, Massa Martana, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, vivono in questo incantevole equilibrio che lega gli abitanti e rapisce i visitatori. Quando improvvisamente, il 26 settembre 1997, questo patto tra uomo e natura si spezza. Calma, madre, stai calma! La terra trema, un tremito lungo e profondo, dell'ottavo grado della scala Mercalli, annunciato da un rumore sinistro che sorprende la gente nel sonno, alle 2:33 della notte. Due anziani coniugi perdono la vita sotto le macerie della propria casa nel paese di Colle Curti. Poi una seconda terribile scossa del nono grado alle 11:42 del mattino. È soltanto l'inizio di una serie interminabile di scosse destinata a turbare la vita di tanti umbri fino all'aprile del 1998. Una parola ricorre nei commenti dei primi soccorritori e si legge sui volti sgomenti dei protagonisti. Disastro. Un rumore infernale ci ha svegliato. È una gran paura che abbiamo avuto tutta la famiglia. E sentivo un gran rumore. Strillavo, chiamavo i figli. La casa sembrava un animale ferito, gemeva, si muoveva. Un disastro. Tutto per terra era caduto. Era terribile quella sera, era un terremoto proprio. T'ammazzo o non t'ammazzo faceva. Ho pensato che non uscivo da lì. E tutti qui stiamo. Dopo la notte picciarono il fuoco lì, tutti attorno. E già dalla notte stavamo a dormire fuori, sulle macchine, in giro. Io ero rientrata alle 11:30 del giorno. Ero rientrata un attimo a pussare un filone di pane e a prendere un golf. E mi ha preso dentro. Quello che ho visto dentro lì, dentro quella casa, non gliela saprei raccontare proprio. Ma fin dai primi momenti si manifesta la solidità del popolo umbro, pronto a stringere i denti. Mo che siamo campati, toccherà pensare anche per mangiare. C'era il prosciutto qui, da retrocucina. Ho tagliato 2-3 belle fette di prosciutto. Ho preso una bottiglia di vino rosso, sono andato sotto quella pianta lì. Una sedia, mi sono seduto e ho mangiato bene. La vita dei paesi e delle frazioni è sconvolta. Il volto delle città viene completamente alterato da un evento che in Umbria provocherà più crolli e macerie della Seconda Guerra Mondiale. La piazza dove la gente si incontra è deserta.
le torri e i campanili spuntati, le chiese sommerse dai detriti, le case ferite, le stanze sventrate a mostrare la propria intimità violata. Chiuse le scuole, chiusi gli uffici pubblici, il ritmo delle occupazioni e delle abitudini è violentemente turbato. È difficile perfino affidare le proprie paure al conforto della fede. Quasi impossibile raccogliersi in preghiera. Tante sono le chiese danneggiate o inagibili. 190 nella sola diocesi di Foligno. La chiesa con la prima scossa dell'urica della notte è stata dichiarata inagibile. Ho preso in un borsone il calice, i paramenti fondamentali, un po' all'aperto all'inizio, poi sotto una tenda che era stata messa sul campo sportivo. E giorno dopo giorno facevamo le funzioni religiose in maniera quasi come in Africa fanno i missionari. Arrivano le ordinanze di sgombero. I cittadini cominciano a lasciare le loro abitazioni. A Foligno il sindaco ne firma 4.000. Ad Assisi, 1764. A Nocera Umbra ne basterà una sola, con la quale verrà chiuso l'intero centro storico. La stessa sorte toccherà molti piccoli centri in tutta la regione. Ordina l'immediata evacuazione dell'intera frazione di Ponto e di tutti i nuclei familiari residenti così individuati. Gli oggetti quotidiani divengono emblemi di sofferenza. Il soprammobile rotto, la Madonnina precipitata dalla parete sopra il letto, il giocattolo rotolato tra le macerie fissano nel ricordo meglio di un orologio bloccato gli istanti terribili del terremoto. Non meno disperati gli scenari di frazioni e campagne, dove spesso anziani agricoltori rimangono totalmente isolati, in casali inabitabili, col problema di alimentare e curare gli animali sgomberati da stalle crollate o fatiscenti. Ai senza casa si aggiungono i senza stalla. Noi abbiamo un territorio dove ci sono anche molte case sparse, per cui molte persone, e questo poi ha inciso anche nella pianificazione successiva della realizzazione dei campi container, non erano ben disposte ad abbandonare quella che era la propria abitazione. Siccome io avevo gli animali da accudire, non è che potevo allontanarmi molto, dovevo essere presente almeno la mattina, la sera e anche durante la giornata per controllare. I maiali sentivano le scosse impauriti e non mangiavano più. Le prime notti siamo dormiti sulla macchina. Poi, dopo un po' di tempo, ci hanno portato una roulotte. A me mi è arrivato poco dopo un container, non troppo grande, ma un container da poterci stare dentro. Ho trovato dei cassoni di camion e li ho abbinati e mi sono stabilito qui, proprio vicino casa. Resta ora da raccontare come l'impegno di circa 10.000 persone, amministratori, protezione civile, vigili del fuoco, forze dell'ordine e volontari di ogni parte d'Italia, abbia trasformato l'enorme set del disastro nel gigantesco cantiere della ricostruzione. Una seconda parola si impone all'attenzione di tutti. Emergenza. Viene proclamata dal ministro dell'Interno Giorgio Napolitano il 28 settembre. La mattina però del 26 ci sono state le altre due scosse, tra cui la principale, quella delle 11.40, è stata una scossa sicuramente importante che ha prodotto anche un'interruzione di alcuni servizi essenziali come la telefonia per esempio, come l'acquedotto, come alcune strade. Dopo le scosse le varie linee di comunicazione tradizionali, quindi telefonia fissa, telefoni cellulari eccetera, ponti, ripetitori, non avevano una copertura capillare sul territorio come i nostri ponti, ci è stato chiesto di rimanere. Abbiamo appunto garantito per 40 giorni la comunicazione fino a quando la prima emergenza non si è esaurita. Serviva molta gente, in fretta soprattutto, perché il problema principale era quello di dare ricovero alle popolazioni. Siamo stati capaci di coinvolgere 500 volontari in questa sede che venivano da tutte le parti d'Italia e siamo stati immediatamente pronti a portare via la gente dai ricoveri.
abbiamo evacuato anche l'Istituto Serafico di Assisi. Noi siamo stati subito presenti sui luoghi in cui l'evento si è verificato. Abbiamo cercato sempre e comunque di lavorare in collaborazione e con il Comune e con le forze dell'ordine della città, senza dimenticare chiaramente la Regione e la Provincia. In 3 mesi, città e paesi immobili nel loro aspetto dalla protostoria trovano nuove forme e nuovi colori. Ecco i villaggi azzurri di tende, poi le sagome chiare delle roulotte e ancora gli sterramenti che accoglieranno i profili metallici dei container. In tutta l'area del terremoto si lavora senza sosta per sostituire tende e roulotte con i cosiddetti moduli abitativi mobili. I primi a ricevere le chiavi dei container sono gli abitanti di Colfiorito, il 2 novembre 1997, a 37 giorni dalla prima scossa. Saranno realizzati 132 villaggi container di grandi dimensioni e 168 aree sparse. In tutto saranno consegnati 2.922 moduli, accanto ai quali sorgono circa 354 strutture prefabbricate, adibite a scuole, uffici, negozi, chiese, centri sociali. In tutti c'è l'immediata consapevolezza che accanto alla casa vanno salvate e protette l'identità e le radici di quel popolo così duramente colpito. La casa non è soltanto le mura, ma anche quello che si vede quando si apre la finestra al risveglio, la piazza dove ci si incontra, la chiesa dove si prega, i monumenti e le opere d'arte, simbolo della comunità. E dunque si affronta anche l'emergenza dei beni culturali. Ero per fare un controllo al ciclo giottesco e a tutto il ciclo pittorico per vedere se ci fossero stati dei distacchi di intonaci quando alle 11.42 abbiamo visto il finimondo, abbiamo visto queste volte aprirsi e il crollo. Io a un certo punto non ho visto più niente, buio completo, sentivo solo che mi cascava addosso terra, polvere, e mi trovavo esattamente in questa zona, un po' più indietro, a ridosso del crollo centrale. Ho perso tutto il senso orientamento perché questo gran polverone non ci faceva vedere assolutamente nulla, fin quando poi dal retro al transetto qualcuno ha aperto la porta e questo raggio di luce che è entrato ci ha dato questa indicazione per poter uscire fuori. Meno fortunati sono stati sia i due tecnici della sovrintendenza sia i due frati, e vedendo che la basilica era ridotta in questa maniera pensavo chissà fuori cosa è successo, perché per me che curo la basilica dal 1974 mi sembrava il posto più sicuro al mondo, perché poi anche architettonicamente è una chiesa fortezza, e invece proprio la basilica ha avuto i danni maggiori. Con l'impegno del governo, della regione, la sovrintendenza, le ditte erano tutte italiane, anzi non solo italiane, ma tutte umbre. Siamo riusciti a mettere su questo capolavoro in 2 anni. Il timpano del transetto sinistro della Basilica di Assisi
viene imbracato con una struttura metallica gigantesca. Il 14 ottobre, a Foligno, si tenta un'operazione simile con il Torrino. Due vigili hanno appena imbracato un merlo della torre, quando la terra trema di nuovo e il Torrino crolla. Tutte le televisioni del mondo trasmettono quelle immagini, accompagnate dalle lacrime del sindaco Salari, che vede in quell'ennesimo crollo la mortificazione degli sforzi della città per rialzarsi, l'umiliazione della speranza. Dei beni culturali fanno parte anche libri, quadri, documenti d'archivio, suppellettili d'arte, che vanno salvati e messi in sicurezza prima che crolli, detriti, polvere possano deteriorarli. È un altro aspetto dell'emergenza. Il magazzino delle opere d'arte era proprio nell'ultimo piano del Palazzo Comunale. Abbiamo realizzato l'evacuazione della Pinacoteca salvando circa 400 pezzi di opere d'arte. Poi negli anni successivi gran parte delle opere sono state esposte al museo, che è stato inaugurato completamente nel 2000. Si avvicina il Natale. Il lavoro degli enti locali, delle associazioni, dei volontari si fa febbrile. Di fronte ai rigori dell'inverno, è evidente per tutti che una lunga permanenza nei container non sarà possibile. La macchina della solidarietà funziona a pieno ritmo. Istituzioni e partiti vogliono dimostrare la propria sensibilità e l'impegno concreto ad operare. Ma la visita più attesa, quella destinata a lasciare la più lunga eco di emozione, è quella del Papa, che il 3 gennaio 1998 raggiunge a Nifo e Cesi. La banda che avevamo l'abbiamo radunata, anche non c'aveva più gli strumenti, però qualcuno l'ha rimediata, le divise, la stessa cosa. Poi è arrivato il grande giorno, è arrivato in elicottero e poi era pieno di gente. Il Signore mi concede ora di manifestarvi di persona i miei sentimenti e di stringere in un ideale abbraccio voi e quanti hanno condiviso la stessa dolorosa esperienza. Per noi è stata una grandissima cosa, perché un paesino piccolo come questo, ricevere la visita del Papa non è una cosa da niente. Accanto alle emergenze materiali, si profila un'altrettanto preoccupante emergenza sociale che suggerisce un'accelerazione verso il ripristino della normalità. Con l'intervento complessivo che abbiamo costruito, che essenzialmente consisteva in dei punti a livello dei campi container in cui si trovavano degli operatori che potevano dialogare con la popolazione, noi abbiamo visto che siamo riusciti anche a contenere il tipo di disagio che c'è stato. Io lavoravo in un campo container come animatrice. All'interno dei campi si è pensato appunto di svolgere questa attività di animazione, quindi un centro di aggregazione, diciamo, per bambini, dove c'erano spazio compiti, ma oltre ai compiti c'erano spazio, diciamo, laboratori, dei giochi, e inoltre venivano fatte anche delle escursioni, delle gite settimanali. Lo spazio, diciamo, che è stato offerto attraverso anche l'animazione è stato importante, perché ha dato modo ai bambini di avere comunque un'esperienza normale all'interno, diciamo, di questa situazione difficile che si era creata vivendo all'interno dei campi container. Quello che possiamo registrare oggi è forse la possibilità di considerare
il terremoto come una specie di spartiacque nella vita delle persone. Molto spesso si sente dire: quando è successa questa cosa, prima del terremoto, dopo il terremoto. Nel settembre del 99 sono 4.000 i cantieri già avviati e per oltre 300 i lavori sono conclusi. Per molte famiglie invece la ricostruzione sarà più complessa e per queste la regione approva il progetto Fuori dai container entro il 2000, che porterà all'assegnazione progressiva di 776 prefabbricati in legno o muratura, 379 alloggi di nuova costruzione e 217 resi disponibili da interventi di recupero. I primi 66 alloggi alternativi sono assegnati il 17 giugno 2000 a Colfiorito, Casette, Verchiano e Casenove, gli ultimi ad Annifo, l'8 aprile 2001. L'imperativo di restituire la normalità alle popolazioni colpite dal sisma non è mai venuto meno. Viene predisposto un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, attraverso il quale lo IERP prima e l'ATER dopo sono riusciti a far ricostruire in tempi record decine e decine di immobili, in modo da consentire a tante famiglie di ritrovare un tetto in poco più di 2 anni. L'istituto ebbe un finanziamento di circa 140 miliardi, per dare, ripeto, alcuni numeri, destinati a realizzare 550 appartamenti o nuovi o ricavati da fabbricati esistenti, acquistati, comunque non utilizzati in precedenza per questa destinazione, e per ripararne circa 650 del proprio patrimonio. I tempi sono stati decisamente brevi. A partire dall'agosto 98 l'istituto si è attivato e nel giro di un paio di mesi ha iniziato la progettazione. Al termine del 2001 quasi il 90% del programma era fatto. Un'altra emergenza che è stato necessario affrontare nell'immediato dopo sisma è stata quella di dover restituire alle opere pubbliche seriamente danneggiate dal sisma la piena funzionalità. È stato pertanto predisposto immediatamente il piano delle opere pubbliche, che ha dato lo strumento per poter avviare i lavori e soprattutto dare questa funzionalità alle opere considerate strategiche, quali caserme, scuole, strutture sanitarie e municipi. Si succedono interventi per migliorare la viabilità, con la preoccupazione del presente. Solo una rete viaria efficiente può consentire un'articolata e rapida ricostruzione e il potenziamento degli interventi di protezione civile, ma con la prospettiva a lungo termine che le opere di oggi siano la base per il rilancio economico e produttivo del domani. Nascono così il nuovo svincolo di Colfiorito, che riprende i collegamenti sulla strada statale 77, il tracciato in variante di Leggiana, la nuova galleria nei pressi di Casenove, con un investimento da parte dell'ANAS di 15 milioni di euro, nonché una pista di atterraggio e decollo nella zona dell'aeroporto di Foligno, con un investimento statale di circa 3 milioni di euro. La terza parola chiave della storia di questo terremoto, ricostruzione, a meno di 2 anni dalle crisi sismiche, può considerarsi una realtà pienamente avviata. Il piano della ricostruzione si sviluppa a vari livelli, leggera, pesante, secondo piani integrati di recupero, piani attuativi per la ricostruzione dei beni culturali. Che tutti questi tre tipi di interventi, dalla leggera alla integrata, passano attraverso un rapporto con il privato, con il proprietario, che è di assoluta importanza. Cioè la scelta che è stata fatta fin dall'inizio è stata quella di rendere protagonisti della ricostruzione gli stessi proprietari. Questa è una delle caratteristiche, forse anche la principale, della nostra ricostruzione, del modello umbro, ma che riteniamo essere un passaggio fondamentale per la buona riuscita dell'intervento. Aver costruito un osservatorio sulla ricostruzione fin dalle fasi iniziali del processo di ricostruzione, in maniera tale da poter consentire a chiunque di conoscere ciò che veniva fatto, nei tempi in cui veniva fatto e dove veniva fatto,
E anche questo è un punto di orgoglio, non credo che processi così complicati siano mai stati così trasparenti. Questo grazie ovviamente anche alla collaborazione delle amministrazioni comunali che sono state con noi, e continuano ad essere con noi, in un filo diretto, continuo, costante di flussi informativi che ci consentono in internet di pubblicare con aggiornamenti quotidiani tutti quelli che sono i dati in nostro possesso su questo fenomeno che ovviamente ci ha sconvolto la vita. La quasi totalità delle risorse economiche è stata destinata ai comuni più gravemente colpiti, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto agli interventi di nuova costruzione, per evitare aumenti incontrollati della disponibilità di alloggi pubblici che, terminata l'emergenza, sarebbero rimasti inutilizzati. Il Comitato Tecnoscientifico per l'Umbria, creato all'indomani del terremoto, è uno dei due comitati, l'altro ovviamente nelle Marche, che dovevano avere e hanno avuto di fatto il compito di supportare le regioni per la definizione di una normativa tecnica, direttive tecniche per la ricostruzione e in attività di ricerca finalizzata alla ricostruzione stessa. Gli interventi su cui si è puntato in questa ricostruzione consistono in, per le costruzioni in muratura, sostanzialmente i collegamenti, cioè rifare o ripristinare o migliorare o sistemare comunque i collegamenti, verificare che i collegamenti esistano, significa fare un passo in più rispetto alla semplice risarcitura delle lesioni o la semplice riparazione dei danni. E i collegamenti consistono in catene, cordoli, cioè tutto ciò che viene perforazioni e cuciture sugli spigoli, cioè tutto ciò che serve a legare solai ai muri, che serve a legare i muri ai muri. La grande sfida di questa ricostruzione è proprio questa, recuperare. È chiaro che si poteva demolire, ma demolire qui avrebbe significato perdere la nostra storia, perdere le nostre città, perdere il nostro tessuto culturale. Nel ricostruire, la coscienza di vivere in una zona sismica ha portato alla sperimentazione di tecniche edilizie innovative, ispirate ad esperienze giapponesi e californiane, mai adottate prima in Europa. La realizzazione dei tre edifici sismicamente isolati ubicati in Città di Castello rappresenta quindi una delle prime esperienze impiego di questa tecnica di protezione passiva. La tecnica dell'isolamento sismico si basa essenzialmente sul principio di disaccoppiare il moto di quello che è la sovrastruttura, ossia della parte di edificio posta al di sopra degli isolatori, dal moto invece che caratterizza la sottostruttura, che è la parte che rimane a contatto con il terreno e quindi soggetta agli spostamenti impressi durante la fase sismica. La volontà di far continuare a vivere la gente negli stessi insediamenti dove risiedeva prima del terremoto ha fatto sì che nei paesi e nei borghi siano state ricostruite case vere, ambientate nella storia e nelle tradizioni, permettendo in tal modo di colmare quella cesura tra il prima e il dopo, di sanare quella ferita, che è il riflesso più doloroso del terremoto, nella coscienza delle persone. Tutte queste considerazioni hanno suggerito l'adozione di materiali di qualità e soluzioni architettoniche di pregio. La strategia della ricostruzione umbra ha previsto anche importanti recuperi, come quello della ex cartiera Cruciani nella frazione Belfiore di Foligno. Del vecchio opificio della fine dell'Ottocento è rimasta la ciminiera a ricordo della storia della comunità, mentre dal corpo complessivo della fabbrica sono stati ricavati 24 alloggi. Sempre a Foligno, a novembre del 2002, è stata inaugurata la quota più vasta dell'ex casa di riposo, nel cuore del centro storico, adibita a centro di attività e servizi sociali.
il recupero edilizio più prestigioso della città di Foligno è quello del quattrocentesco Palazzo Barnabò, inserito nella cornice suggestiva della zona delle Conce. Una straordinaria operazione di recupero di un'intera area cittadina, altrimenti destinata alla rovina. Insomma, come scrive lo storico dell'arte Elvio Lunghi, paradossalmente, nella cronica disattenzione alla manutenzione ordinaria che affligge i nostri beni culturali e l'edilizia d'epoca, non sempre i terremoti vengono per nuocere, perché sono seguiti da restauri straordinari, finanziati da leggi straordinarie. Ma c'è di più. Il terremoto può essere anche occasione di scoperta. La catastrofe rivela un doppio fondo e si trova il tesoro nella stiva del disastro. A Spello, un importante mosaico di epoca romana emerge dal cantiere del vecchio ospedale. Una domus romana viene alla luce durante il restauro di Palazzo Giampè ad Assisi. Il pensiero dominante per chi ha subito un terremoto così cattivo è che l'eventuale ripetersi di circostanze analoghe non porti gli stessi traumi, gli stessi danni. Il 5 ottobre del 2002 è stato inaugurato un nuovo fabbricato del Consorzio di Bonificazione Umbra, la prima di una serie di strutture destinate a costituire un centro di protezione civile, punto di riferimento per l'intera Italia centrale, un progetto pensato molti anni fa, che ha trovato nella tragedia del terremoto l'occasione per tradursi in realtà. Di fronte a tanto fervore di progettazioni ed iniziative, a tanto lavoro collettivo, a tanto impegno istituzionale, sembra di poter concludere che se il terremoto rivela la vulnerabilità dell'uomo, ne riscopre anche la grandezza. Di fronte al coraggio, alla dignità, alla volontà e alla capacità di riscatto che gli Umbri hanno dimostrato in questa occasione, viene voglia di condividere l'augurio francescano con il quale Rosanna Rinaldini, maestra elementare di San Lorenzo, una frazione tra le più devastate di Gualdo Tadino, chiude la sua personale cronaca del terremoto. L'augurio di essere come gli uccelli del cielo, che quando sentono tremare il ramo sul quale si sono posati, non interrompono il loro canto, perché sanno di avere le ali.